Nuovo appuntamento con Antologia Reporter, giovedì sera alle ore 21 su TFN, dal titolo Peppe Nasca, una vita per il teatro. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. La storia di Peppe Nasca. Una storia che parte da lontano, dagli anni 70, con i 15. Una storia che si consolida con il piccolo stabile nisseno. Una storia che finisce prematuramente in una notte come tante nel 1996. Il suo ricordo resta sempre vivo in quanti lo hanno conosciuto, apprezzato e amato. Di Peppe Nasca le nuove generazioni sanno poco o nulla, ma della sua passione, del suo entusiasmo, del suo carisma sono piene le pagine più belle del teatro nisseno, e non solo. Peppe Nasca, classe 1951, era ed è una pietra miliare della cultura e dello spettacolo di questa città, spesso ingrata verso chi le ha saputo dare tanto, senza se e senza ma. Peppe Nasca era l'anima del teatro a Caltanissetta. Era attore, era regista, era produttore. Innovativo, caparbio, vulcanico, sapeva trascinare quanti lo circondavano. Sapeva pensare e vivere in grande per il suo teatro. Sapeva affrontare le sfide, tutte, sino in fondo. Peppe Nasca era ed è il padre del teatro di Caltanissetta.